La percezione è quella di una città assediata da rapinatori che continuano a prendere d'assalto esercizi commerciali, ledendo gli interessi delle attività e della città. Nel mirino soprattutto i supermercati e i bar. Oggi arriva l'SOS della Confcommercio. Il neopresidente Luigi Amendola ha chiesto un incontro al responsabile della tenenza dei carabinieri di Pagani per creare una sinergia al fine di fronteggiare il fenomeno. Tra le proposte di Confcommercio anche la necessità di una pianificazione per utilizzare in maniera attiva e continua la videosorveglianza installata presso il locale comando della Polizia Municipale. Nonostante sia entrato in funzione, esso infatti ha la sua funzionalità che cozza con la carenza dell'organico dei vigili urbani. Necessiterebbe di una presenza H24, di un agente pronto ad intervenire qualora se ne ravveda la necessità e l'urgenza. Ma l'impianto è già efficiente, è già operativo sul territorio, anzi in alcuni momenti ci è stato anche da supporto e utile per noi, per i carabinieri, per poter anche sanzionare qualcuno. Quindi è operativo, quindi i cittadini facciano attenzione sul territorio perché c'è un impianto di videosorveglianza che quando c'è qualche male intenzionato lo andiamo a prendere subito. Registra 24 ore su 24. Io ho già gettato le basi per un incontro con il tenente della stazione locale dei carabinieri per cercare di capire in che modo, insomma, si può cercare di risolvere il problema partendo, credo, dal concetto della prevenzione. Prevenire sicuramente conviene di più, è inutile parlarne dopo che sono successe delle cose, meglio cercare di prevenirle prima. Uno degli oggetti importanti che in questo momento ci fa piacere sono pure l'installazione delle telecamere di videosorveglianza che in questo momento sicuramente sono da supporto per cercare di individuare qualora ci fossero dei fenomeni come questi. Ovviamente, come già accennato, credo che le telecamere debbano avere un H24, visto che in questo momento sono presso la stazione locale dei vigili urbani, ma non hanno un H24, quindi dopo determinati orari c'è un operatore vicino, ci dovrebbe essere anche un operatore, insomma, che possa guardare anche in assenza dei vigili urbani. Questa è un'altra cosa importante, già collegamento con i carabinieri in collegamento con i carabinieri, ma già mi sembra che sono state gettate le basi.